What really matters in life is passion. Antonio De Fabritis, con il numero 9 Cristian Villani, ma in tuta, con il numero 10 Gabriele Rossi, il 13 Andrea Antonacci, il 18 Michael Sacchettini, il 21 Pietro Bambianco e il 22 Luca Agatensi. Dicevo, quinta giornata di ritorno di questo girone B della Serie B, forse il girone tecnicamente più forte della Serie B di quest'anno. È già una sfida importante per i Tigers, che sono ai margini dopo tre sconfitte consecutive della zona playoffs, mentre la BMR Reggio Emilia è lanciatissima, ha vinto due delle ultime tre partite. Subito i quintetti per i Tigers: Battisti, De Fabritis, poi Cicchetti, Pappa e Michael Sacchettini. Per Reggio Emilia vediamo, con il numero 18 Enrico Germani, con il numero 11 Matteo Diaz, poi con il numero 15 Marco Legnini, con il numero 5 Edoardo Vernini e con il numero 7 Luca Bertolini. Questa il quintetto di partenza della formazione di coach Eli Antonio. Prima palla per Reggio Emilia, che ripeto è lanciatissima dopo gli innesti di Losi e di Legnini. La formazione reggiana ha vinto due delle ultime tre partite, ha perso la terza ai supplementari contro Desio. C'è il tiro sbagliato in attacco della formazione reggiana. Pappa a gestire la palla per i Tigers. De Fabritis, vediamo la difesa a zona, no, è individuale con dei cambi. Battisti se ne va lungo la linea di fondo, lo scarico per De Fabritis, recupera Cicchetti, ancora Battisti, va da tre, Francesco Pappa e realizza, buona, anche se con un po' di fortuna, la prima conclusione offensiva della formazione allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo. Ora in difesa c'è la penetrazione di Vernini, la palla è ancora per i Tigers. Battisti a dare i ritmi alla formazione arancionera. Pappa, palla dentro per Michael Sacchettini, canestro buono e fallo. Ottima la palla, l'assist di Pappa per Michael Sacchettini, che ha prodotto per la formazione di coach Di Lorenzo due punti. Poi c'è il tiro libero supplementare, primo fallo della partita, primo fallo che viene attribuito al numero 11 in maglia blu Matteo Diaz. Sbaglia il personale, nel frattempo Michael Sacchettini recupera quindi palla alla formazione reggiana, sospinta da Verrini, marcamento individuale anche per Forlì. Vedete Cicchetti, ancora Reggio Emilia in attacco, lo scarico, chiude bene Pappa, la stoppata di Michael Sacchettini sul tentativo di conclusione di Germani. Riparte Forlì, avanti 5-0 in questo primo quarto. C'è l'errore di Alexander Cicchetti, ma era buona la conclusione. Riparte a Reggio e questa volta Bertolini a dettare i ritmi, ad andare al tiro, realizza. Sono i primi due punti per la formazione di coach Eli Antonio in questo primo quarto. Il tabellone marca 5 Tigers, 2 Reggio Emilia, 8 minuti e qualche spicciolo al termine del primo quarto. Sacchettini
Cicchetti va alla penetrazione, lo scarico per Sacchettini che sbaglia, stacca la pera. Bertolini, riparte Reggio che va in penetrazione, lo scarico, ancora il tentativo di penetrazione, ancora uno scarico, ruota bene la difesa di Forlì che però concede un buon tiro a Legnini. 5-4 sono i primi due punti per il nuovo acquisto della formazione reggiana. Ora in difesa Battisti, Papa, palla alta ancora per De Fabritis, cerca ma non trova la penetrazione, il pick and roll non va, allora palla per Cicchetti che sbaglia la conclusione da tre, recupera un'altra palla Reggio Emilia. Forlì sta sprecando molto nelle ultime battute in attacco dopo un buonissimo inizio. Vediamo la conclusione di Bertolini che non va, recuperano palle i Tigers. Battisti a giocare sul lato sinistro, De Fabritis, Sacchettini, Cicchetti, vediamo il movimento, sale alto a ricevere Matteo Battisti che sbaglia, si proietta a rimbalzo Cicchetti, ma la palla ancora per la formazione in maglia blu. Ora in attacco, vediamo informazione di infrazione di passi di partenza. Così i Tigers guadagnano gratuitamente palla e si arrabbia giustamente il coach della formazione reggiana. Battisti a dare i ritmi agli arancioneri, ci sono due blocchi alti, ancora Battisti, Papa, lo scambio con De Fabritis, Papa in post, De Fabritis trova una buona penetrazione, trova anche il fallo sulla linea di fondo di Verrigni, ottima comunque l'iniziativa di De Fabritis che nonostante le ultime brutte sconfitte rimediate dalla formazione di coach di Lorenzo appare l'uomo più in palla per la formazione forlivese. Rimessa dal lato corto in attacco per Forlì, per i Tigers, Battisti a ricevere, c'è il blocco di Papa, non lo sfrutta Battisti, c'è il blocco di Sacchettini, pick and roll, va il raddoppio su Michael che sbaglia la conclusione, rimbalzo però è di Cicchetti e su Cicchetti c'è fallo, ci sembra il numero 15 Marco Legnini che prontamente se ne accusa. Per Legnini è il primo fallo, Cicchetti in lunetta per due tiri liberi con la sua formazione avanti di 1, 5-4, marca il tabellone qui al Villa Romiti a 6-0-8 dal termine del primo quarto, realizza il primo personale il lungo proveniente dalla Stella Azzurra Roma, mentre continua ad aumentare il pubblico qui al Villa Romiti che non è numerosissimo in questo turno infrasettimanale. 2-2 per il numero 7 in maglia arancio-nera. Marcamento aggressivo a tutto campo per Forlì, guardate Battisti a ringhiare su Verrigni, Legnini, lo scambio con poi Legnini, ribalta bene il gioco ma è bravo Battisti a chiudere, 4 secondi per chiudere l'azione, lavora duro e lavora bene la difesa della formazione di Lorenzo che va in contropiede, De Fabritis non va alla conclusione da 3, trova una buona penetrazione, grande azione di De Fabritis, Antonio De Fabritis, ancora da in line, attacco per la formazione di coach di Lorenzo che ora si porta a più 5, Tigers in difesa. Vediamo l'attacco della formazione di coach di Antonio, Legnini sbaglia la conclusione, il rimbalzo è di Papa Francesco che stacca un buon rimbalzo, ancora un'opportunità in attacco per la formazione forlivese, Papa, Battisti, accenno di 1-3-1 per Reggio Emilia, Papa, bisogna muovere la palla, bravo Papa, De Fabritis spondare da 3, sbaglia, il rimbalzo però è di Reggio Emilia, ottima, ottimo il taglio fuori e il rimbalzo di Diaz, Reggio Emilia ora in attacco con Germani, la penetrazione chiusa bene da Sacchettini, va alla conclusione comunque Diaz, conclusione sbagliata, ripartono i Tigers, Battisti a giocare il pick and roll, va la penetrazione Battisti, perde la maniglia, la recupera, ribalta per Cicchetti e c'è il fallo di
Legnini, secondo personale per il giocatore in maglia blu della BMR Reggio Emilia. Rimessa in attacco per la formazione di coach Di Lorenzo. Quarto fallo di squadra nel frattempo per la formazione in maglia blu, BMR Reggio Emilia, ora in difesa. De Fabritis a ricevere da Battisti, a tirare da tre, sbaglia. Poi c'è un fallo non fischiato alla difesa. Riparte Reggio Emilia, ma lavora bene. Lavorano bene i ragazzi di Di Lorenzo, che recuperano anche questo pallone praticamente dalla spazzatura. Cicchetti, Battisti, metronomo della formazione di Di Lorenzo. De Fabritis ancora per Sacchettini, va l'uno contro uno Michael Sacchettini, sbaglia la conclusione, lotta al rimbalzo, vediamo Papa a mettere le mani, palla 2 e la palla per i Tigers. Ancora Francesco Papa a lottare duramente sotto le plance dopo una conclusione sbagliata inopinatamente da Michael Sacchettini, che ha sbagliato le ultime due conclusioni. Remessa Tigers dal lato corto. Vediamo, c'è l'arbitro che va a dire qualcosa a Eli Antonio, non sappiamo ovviamente cosa. Si riprende comunque con la formazione di coach Di Lorenzo in attacco. Cicchetti, Battisti a ricevere, difesa individuale per Reggio Emilia. Battisti cerca la penetrazione ma non la trova perché ha chiuso bene su di lui Verrini. Ancora Battisti, va l'uno contro uno su Germani. Battisti sbaglia, era una conclusione pirotecnica, purtroppo non è andata. Sempre 9-4 il punteggio per la formazione forlivese. Legnini va a realizzare da tre dal lato destro. Tardiva la chiusura della difesa dei Tigers e Legnini ne ha prontamente approfittato. Tigers nuovamente in attacco, mentre sulla panca dei cambi, sul cubo dei cambi, scusate, ci va Carpanzano. Vediamo chi sarà a scendere. C'è un fallo della difesa su Papa, fallo attribuito a Bertolini. Due tiri liberi quindi per Bertolini, il primo fallo. Doppio cambio per la formazione di Reggio Emilia, salgono Farouk, Farioli e Losi, scendono Diaz e Legnini. Farouk e Farioli, che ha calcato per tanto tempo i legni degli impianti forlivesi, difendendo anche i colori delle formazioni di Forlì. Losi, classe 1980, proveniente dal Fortitudo, mentre Papa va in lunetta a sbagliare il primo tiro libero sul 9-7 per la sua squadra, a 3 minuti esatti dal termine del primo quarto. Realizza il secondo Francesco Papa, più 3 per i Tigers. Ripeto, per Reggio Emilia sono entrati in campo Losi e Farioli, tutta l'esperienza, punta tutto sull'esperienza la formazione di coach Eli Antonio. In questa chiusura del primo quarto ruba ancora palla Forlì, De Fabritis a chiudere, un buon contropiede dopo l'ottima difesa dei Tigers, che si riportano così a più 5, a 2.36 dal termine del primo quarto. Farioli a consegnare la palla nelle mani a Verrini per la BMR Reggio Emilia in attacco. La penetrazione, poi lo scarico di Bertolini per Farouk Farioli. Pasticcio un po' in attacco la formazione di Eli Antonio, vediamo la chiusura di Sacchettini, lo scarico va da tre e sbaglia Germani, recupera palla ancora con Papa la formazione di coach Di Lorenzo. Difesa zona, attacco dei Tigers sul più 5, bisogna giocare bene questa palla. Palla dentro per Michael Sacchettini, gli viene fischiato un fallo in attacco su Farioli, ha sbracciato troppo Michael Sacchettini. È il primo fallo per Sacchettini ed è anche il primo fallo per la formazione dei Tigers. Per Reggio Emilia scende con il numero 18 Germani ed entra con, vediamo, mi sembra con il numero 7 Bertolini. Seguiamo l'attacco della formazione di coach Eli Antonio. Bertolini va da tre, sbaglia, la palla termina fuori, la rimessa in gioco per i Tigers, che così riguadagnano ancora una palla dopo una buona difesa.
Ripeto, 12 a 7 il punteggio per la formazione forlivese, a 1.40 dal termine. In questa quinta giornata del campionato di Serie B, Girone B, Old Wild West. Ma seguiamo l'attacco dei Tigers, Carpanzano è salito nel frattempo al posto, ottimo lo scarico, touchdown di Alexander Cicchetti dopo l'ottimo scarico di Gianluca Carpanzano, che è salito in cabina di regia al posto di Matteo Battisti, e c'è il time out sul 14 Tigers 7 a Reggio Emilia, a 1.24 dal termine del primo quarto. Tigers che sono partiti non a sprombattuto come era consuetudine fare nelle ultime partite per la formazione di Cozzi Lorenzo, sono partiti con calma, cercano di giocare con più raziocinio possibile in attacco, trovare buoni tiri senza fretta, buone soluzioni, ripeto, senza fretta, partendo ovviamente da una buona difesa. Nel frattempo è aumentato ancora il pubblico qui al Villa Romiti, saranno presenti circa 300 persone, che non è poco in questo turno infrasettimanale. Si riprende, per Forlì sono in campo Carpanzano, Cicchetti, Pappa, Sacchettini, vediamo chi sarà il quinto con il numero 8 De Fabritis. Per Reggio Emilia abbiamo con il numero 7 Bertolini, con il numero 20 Losi, con il numero 8 Farouk Farioli, poi a menare le danze con il numero 5 Verrini, il quinto giocatore con il numero 18 Germani. Seguiamo l'attacco della formazione reggiana, Losi va da 3, sbaglia, ci lotta rimbalzo, Farouk stacca la pera e guadagna anche il fallo di Carpanzano, secondo fallo di squadra in questo primo quarto per i Tigers, primo fallo di Carpanzano, rimessa in attacco dal lato corto per la BMR Reggio Emilia. Losi per Verrini, ancora Losi che ha preso in mano ora la regia per la formazione di coach Eli Antonio, ottimo lo scarico, il taglio e lo scarico, e può andare libero da 3 Bertolini. Ha dormito un po' in questo frangente la difesa dei Tigers, ma Reggio Emilia ha giocato un attacco con una buona velocità e con una buona sagacia ed ha trovato una buona conclusione da 3 dall'angolo. Carpanzano a scaricare per Sacchettini, che realizza, va 1 contro 1 su Farioli. Sacchettini trova altri 2 punti, 16 a 10 a 28 secondi dal termine per i Tigers in questo termine del primo quarto, con Losi in attacco, chiude bene Sacchettini su di lui, ancora palla per Losi, lo scarico per Verrini che buca ancora da 3 la difesa dei Tigers, solo più 3 per la formazione di Lorenzo. Guardate Losi, il tentativo di anticipo non va, l'ultima conclusione di Carpanzano che voleva anche un fallo, obiettivamente non sappiamo dargli tutti i torti. Comunque termina il primo quarto, 16 Tigers, 13 Reggio Emilia. E riprendiamo allora qui da Villa Romiti per commentare il secondo quarto di questo Tigers Forlì BMR Reggio Emilia. Si riparte da 16 Tigers, 13 Reggio Emilia. Reggio Emilia che nel primo tempo ha tirato con un 5 su 14, 36% complessivo, 2 su 7 da 2, 29%, e 3 su 7 da 3 punti, 43%. Reggio Emilia nel primo quarto ha tirato meglio da 3 punti che non da 2, cosa ovviamente inversa per Forlì, 1 su 6 da 3 per un 17%, 5 su 10 da 2 per un 50% complessivo di 6 su 16. Per quanto riguarda i rimbalzi, sostanziale parità, 8 per i Tigers, 9 per Reggio Emilia. Si riparte, la prima palla verrà giocata da Losi per Reggio Emilia, Reggio Emilia che è in campo anche con il numero 5 Verrini, poi con Farouk Farioli, con il numero 7 Bertolini e con il numero 12 Motta. Primo attacco in questo secondo quarto di Reggio Emilia, lo scarico per Farouk che va da 3, sbaglia Carpanzano, controlla il pallone, Tigers in campo quindi con Carpanzano, Cicchetti in penetrazione, c'è il fallo su di lui, poi Antonacci, Pappa e De Fabritis, è sceso Michael Sacchettini per la formazione dei coach di Lorenzo, al suo posto Antonacci.
rimesso in attacco dal lato corto per i Tigers. Carpanzano a ricevere, ottima la palla ma non ne approfitta. Pappa, pasticciaccio in attacco per la formazione di Lorenzo, che avete visto in quale maniera abbia perso il pallone. Poi c'è il fallo della difesa, fallo che viene attribuito al numero 7 in maglia arancio-nera, Alexander Cicchetti, che scende, il primo fallo per lui. Al suo posto con il numero 0 Riccardo Zani. Zani è anche un buon tiratore, guadagna in pericolosità perimetrale con l'inserimento di Zani alla formazione di Coggia di Lorenzo, che ora si devono difendere. C'è la penetrazione con cambio di mano di Verrigni, difesa poco efficace anche in questo frangente. 16 Tigers, 15 BMR Reggio Emilia, 9.06 dal termine. Tigers in attacco, Francesco Pappa, Zani, palla alta per De Fabritis, Carpanzano, arresto e tiro dalla linea del tiro libero, ottimo rimbalzo di Antonacci che trova il fallo di Verrigni. Per Verrigni è il secondo personale, ancora un cambio per la formazione reggiana, scende con il numero 5 Verrigni, al suo posto in campo con il numero 18 Enrico Germani. Rimessa alta per De Fabritis, lo scarico per Carpanzano, il blocco di Antonacci. Pappa va in penetrazione, chiude la difesa, palla alta per Carpanzano che va da tre, non va alla conclusione, continua a non prenderci assolutamente la formazione di Coach di Lorenzo da oltre la linea dei tre punti. Seguiamo l'attacco di Reggio Emilia, Farouk Farioli a ricevere dopo un passaggio dietro la schiena di Losi, la penetrazione, ancora Losi che va da tre da distanza siderale e buca la retina ed è il primo vantaggio per la formazione reggiana, primo vantaggio che viene a cadere a 8.23 dal riposo lungo. Qui sul poi c'è il time out chiesto dal coach di Lorenzo sul 18-16 per, ripeto, per la formazione reggiana in maglia blu. Dicevo che la formazione di coach di Lorenzo, i Tigers, non sono riusciti a trovare delle buone soluzioni in attacco, hanno trovato dei buoni tiri ma da tre, il problema è che la palla non è andata dentro. Chiaramente Di Lorenzo ti vuole parlare sopra, ripeto, questo è un match importantissimo per entrambe le squadre, i playoff, i Tigers sono ai margini della zona playoffs, BMR Reggio Emilia sta lottando per non retrocedere ed è reduce la formazione di coach Eli Antonio da due vittorie nelle ultime tre partite. Tigers ora in campo con Battisti Carpanzano, quindi due piccoli, poi Pappa, Zani e Antonacci. Per Reggio Emilia vediamo Farioli, Losi, poi con il numero 12 Motta, con il numero 18 Germani e con il numero 7 Bertolini. Zona per la formazione di Eli Antonio, vediamo come saprà rispondere all'attacco dei Tigers. Battisti, c'è il blocco di Antonacci, esce Farouk a marcare Battisti, 4 secondi per andare al tiro, Pappa va da 3, palo, il rimbalzo è di Reggio Emilia, controllato da Farouk Farioli, riparte Reggio, avanti di 2. A sbagliare, recupera palla la formazione di casa, Carpanzano dare i ritmi in attacco, lo scarico per Francesco Pappa, Battisti, ancora Carpanzano, il blocco di Antonacci, lo prende Carpanzano, arresto e tiro, tabella, il canestro sputa fuori, il tiro di Carpanzano che aveva trovato una buona soluzione offensiva. Ancora i Tigers non hanno realizzato alcun canestro in questo secondo quarto e sono passati ormai 3 minuti di gioco. Farouk da 3, anche in questa occasione il canestro sputa fuori, la palla sparata da Farioli. Battisti a impostare l'attacco per la formazione di coach di Lorenzo.
Pappa a ricevere alto, palla dentro per Antonacci, rimesso in gioco per Forlì dopo l'anticipo della difesa di Reggio Emilia. Altro cambio per la formazione di Coggi, Lorenzo scende Pappa, sale con il numero 22 il capitano Agatensi. Per Reggio Emilia scende Farouk Farioli ed entra con il numero 11 Matteo Diaz. Battisti, c'è il blocco di Agatensi, lo prende Battisti, palla per Agatensi, non va il tentativo d'anticipo, per poco però di Losi. Agatensi inventa, letteralmente inventa un canestro in attacco per la formazione di Di Lorenzo, ma c'è la bomba subito di Reggio Emilia con Motta. Reggio Emilia così si riporta a più 3. Reggio Emilia velocissima a riportarsi in attacco, a sfruttare il non bilanciamento difensivo della formazione di Di Lorenzo. Ma seguiamo l'attacco dei Tigers. Carpanzano, lo scarico per Agatensi, va ora al tiro, sbaglia, il rimbalzo ancora per Reggio Emilia. Losi ora a dare i ritmi in attacco per la formazione reggiana, aveva su di sé Battisti, lo scarico per Germani, ancora due punti e ora Reggio Emilia a più 5, 23 Reggio Emilia, 18 Tigers, 5.54 al termine del secondo quarto con la formazione forlivese in attacco. Agatensi, Battisti cerca e trova la penetrazione, c'è il fallo di Matteo Motta. Per Motta è il primo personale, terzo disco. Cambio ancora per i Tigers, scende Zani, rientra De Fabritis, terzo fallo di squadra per Reggio Emilia, rimesso in attacco per i Tigers. Ottima la palla dentro di Carpanzano per Agatensi, fuori comunque ancora a meno 3. Vediamo la difesa di De Fabritis a tutto campo su Bertolini. Raddoppio, poi ancora Motta, lo scarico a lato per Bertolini, chiude De Fabritis, la penetrazione, fallo in attacco per Bertolini che ha vistosamente sbracciato sotto gli occhi di uno dei due arbitri. Quarto fallo di squadra per Reggio Emilia, secondo fallo di squadra per Bertolini, ma quel che più importa è che i Tigers riguadagnano la palla quando sono sotto di tre punti a 5.14 dal termine del terzo quarto, del secondo quarto scusate. Entra con il numero 15 Legnini, scende con il numero 7 Bertolini per Reggio Emilia. Ma seguiamo l'attacco dei Tigers. Battisti, Tigers che stanno giocando con due piccoli, Battisti e Carpanzano. Ancora Battisti, c'è il blocco di Agatensi, Battisti perde la maniglia e c'è il fallo antisportivo intenzionale di Battisti, fallo di reazione dopo aver perso, come avete visto in quale maniera, la maniglia della palla. Sono tiri liberi per Losi, poi avrà anche il possesso di palla la formazione reggiana sul 23-20 in proprio favore. Sbaglia il primo tiro libero Losi. Va il secondo, più 4 allora per la formazione di coach Eli Antonio, ancora in attacco a 4.55 dal termine del secondo quarto. Germani rimettere in gioco per Losi, lo scarico, mamma mia che brutta roba, Losi recupera, arresto e tiro, sbaglia e questa volta è De Fabritis che cattura un buon rimbalzo per la formazione di casa. Carpanzano, Battisti da 3, sbaglia, lotta rimbalzo, andava meglio ancora le canotte blu di Reggio Emilia. Losi a chiamare lo schema contro la difesa individuale dei Tigers, avete visto il blocco altissimo di Germani, lo scarico di Losi, va da 3 Reggio Emilia, sbaglia ancora un tiro, ancora Carpanzano,
dopo che i Tigers avevano riempito bene l'area a staccare un rimbalzo difensivo per la propria squadra. Ora in attacco Battisti, palla per Antonacci nel Colorado, va l'uno contro uno Antonacci. E vediamo, infrazione di passi per Antonacci. E ora Di Lorenzo effettua un altro cambio, alza il quintetto, scende con il numero 13 De Fabritis, rientra Michael Sacchettini, rientra Farioli per la formazione reggiana ed è sceso con il numero 11 Matteo Diaz. Losi a dare i ritmi alla formazione reggiana. Motta, su di sé De Fabritis, no, è sceso Antonacci, scusate, non De Fabritis. Sbaglia un rigore nel frattempo Germani, ne approfittano i Tigers per andare velocemente in transizione, lo scarico, la bomba di De Fabritis che realizza. Tigers che si riportano a meno 1, 24 BMR Reggio Emilia, 23 3, Tigers Forlì, 3:26 al termine del secondo quarto, con Reggio Emilia in attacco. Ottima la difesa di Forlì che recupera palla, 3 contro 2, Battisti non accelera, Agatensi da 3, brucia la retina, il capitano nuovamente avanti, la formazione di Cosi Lorenzo, più 2, Battisti a mettere pressione a Losi, comincia a ringhiare, sembra che incomincia a ringhiare la difesa di Forlì che viene pescata però in fallo, forse c'era anche un blocco in movimento, siamo lì, ci sta comunque la fischiata degli arbitri. Motta a rimettere in gioco, fallo di De Fabritis, primo personale per lui, terzo di squadra per i Tigers. Guardate Losi, palla dietro la schiena, ora alta per Germani che va da tre, sbaglia, rimbalzo di De Fabritis. Poi è Matteo Battisti a chiamare all'ordine costituzionale sovrano i propri compagni di squadra contro la difesa di Reggio Emilia. De Fabritis da tre, non va, un tre rimbalzo per Reggio, che controlla così agevolmente la palla. Brutta roba, Reggio Emilia comunque riesce a mantenere il possesso di palla. 10 secondi per chiudere l'azione, l'anticipo di Michael Sacchettini, ottimo! E questo è fallo antisportivo. L'antisportivo forse non ci sta, il fallo c'è tutta la vita. Secondo personale per il giocatore in maglia blu, numero 20, la qualcosa manda in lunetta Matteo Battisti con Eli Antonio che dalla panchina mostra tutto il suo disappunto per questa decisione arbitrale. Realizza Battisti nel frattempo il primo tiro libero mentre si accende il tifo, nel frattempo è ancora aumentato il pubblico qui al Villa Romiti. Uno su due, avete visto in quale maniera si è uscito il pallone dal canestro di Reggio Emilia dopo il secondo tiro libero di Battisti. Tigers a più 3 a 2:08 dal riposo lungo e in possesso di palla. Si scatena il tifo forlivese. Battisti, Carpanzano, lo scarico per Michael Sacchettini che subisce il fallo del numero 18 Germani, primo fallo per Germani, che però manda in lunetta Michael Sacchettini. Hanno esaurito il bonus i giocatori di coach Eli Antonio. Realizza Michael Sacchettini il primo personale. Buono anche il secondo con un po' di fortuna, più 5 per Forlì, da meno 4 a più 5,
buona chiusura sino a questo momento di secondo quarto per la formazione di coach di Lorenzo. Ora in difesa, vi ricordo che nei primi tre minuti la formazione dei Tigers non era riuscita a trovare la via del canestro reggiano. Difesa ora bucata di Kaiti, da Kaiti con questa bomba. Tigers nuovamente in attacco, Sacchettini, Valtero realizza, si era liberato bene dal proprio difensore Michael Sacchettini e ha trovato un buon tiro, più 4 per Forlì. Ancora un passaggio dietro la schiena di Losi che non va, si scusa però con lui Legnini. Un minuto e 11 al termine del terzo quarto, del secondo quarto, 31 Tigers, 27 BMR Reggio Emilia. Tigers ancora in attacco, la palla per Sacchettini, il raddoppio su di lui, riesce a mantenere il pallone, va l'uno contro uno su Farouk che sfonda in attacco, secondo personale per Michael Sacchettini. E qui c'è tutta l'esperienza di Farouk Farioli su Michael Sacchettini. Lo toglie Di Lorenzo al suo posto con il numero 3 Francesco Papa. Reggio Emilia nuovamente in attacco con Losi a dare i ritmi alla propria formazione. C'è il blocco alto di Frug, il doppio blocco, lo prende Losi e va da 3, sbaglia, rimbalzo lungo controllato ancora da Reggio Emilia, c'è la conclusione sbagliata di Motta, protesta la panchina di Reggio. De Fabritis da 3, sbaglia, rimbalzo e di Papa, palla alta per Battisti, 28 secondi al riposo lungo, 7 secondi per andare al tiro utile per i Tigers. Buona giocata tra Papa e Battisti che Papa però non trasforma, ancora un rigore sbagliato, non ho capito questa conclusione, c'è stato un malinteso tra i giocatori in campo di Reggio Emilia e la panchina. Time out chiesto da Reggio Emilia, ci sembra, ingenuità di Farioli, al quale obiettivamente non si può riproverare niente, un giocatore che ha avuto la carriera che ha avuto, di Farioli, cosa vuoi riproverare, ha fatto un errore, basta. 12 secondi e 9 decimi al termine del secondo quarto, 31 Tigers Forlì, 27 BMR Reggio Emilia, con Forlì che avrà il beneficio della rimessa in gioco e quindi ha la possibilità di chiudere di andare a riposo lungo con la gestione dell'ultima palla. C'è una new entry per Reggio con il numero 6 Fontanini, Riccardo Fontanini, è sceso Losi, per il resto è invariato il quintetto della BMR. Per Forlì a chiudere Carpanzano, Battisti, Papa, Agatensi e De Fabritis. Ripeto, 12 secondi e 9 decimi al termine del quarto, Battisti a giocare, avete visto in quale maniera, il pallone in attacco, Battisti va alla penetrazione, Agatensi recupera questa palla dalla spazzatura, incredibile, Agatensi a trovare una bomba in chiusura, avete visto come, e questo è un buon segnale, si chiude il primo tempo, i primi due quarti sul 34 Tigers Forlì, 27 BMR Reggio Emilia, a risentirci per la ripresa. Amici sportivi, telecamere nuovamente puntate sui legni del Villa Romiti per il terzo quarto di Tigers Forlì BMR Reggio Emilia, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West Girone B. Si parte da 34 Tigers Forlì, 27 BMR Reggio Emilia, che è in campo con Farioli. Poi il numero 8 ovviamente, con il numero 16 Kaiti, con il numero 20
il play Losi, con il numero 7 Bertolini e con il numero 15 Legnini per i Tigers, con il numero 6 Battisti, il numero 5 Carpanzano, il numero 3 Papo, il numero 18 Michael Secchettini, il numero 7 Alexander Cicchetti. Prima palla in questo terzo quarto, giocata in attacco per la formazione di coach Di Lorenzo. Difesa individuale adeguata di Reggio Emilia. Battisti va da tre dalla punta, sbaglia la conclusione, si lotta a rimbalzo ed è Germani a controllare la palla. Losi da tre, realizza, attenzione, non si può lasciare tutto quello spazio a Losi, perché è un giocatore della sua esperienza e della sua caratura tecnica, ti punisce inevitabilmente. Più 4 per Folliori in attacco. Battisti, va la penetrazione, viene spinto fuori Carpanzano, Sacchettini sbaglia, il rimbalzo è ancora di Bertolini, riparte Reggio Emilia. Farouk, poi c'è la penetrazione con lo scarico, Losi, il blocco di Farioli, palla in the paint per Bertolini, fischiano gli arbitri, fallo attribuito alla difesa, fallo attribuito al numero 5 in maglia arancio-nera Gianluca Carpanzano, rimesso in attacco per la formazione di coach Eli Antonio in campo con la maglia blu. Bertolini a ricevere alto, ancora il blocco di Farioli, Losi, chiude Carpanzano. Ancora un fallo alla difesa, ancora un fallo di Carpanzano, attenzione, questa è una brutta tegola per la formazione di coach Di Lorenzo. Terzo fallo di Gianluca Carpanzano e coach Di Lorenzo chiede prontamente il cambio, entra al suo posto Antonio De Fabritis, in campo con la canotta arancio-nera numero 8. Bertolini, il blocco di Farioli, ancora Losi, il blocco ancora di Farioli, palla dentro, gioco alto-basso, canestro buono e fallo, ancora l'esperienza di Farioli che trova il canestro e poi subisce anche fallo, fallo attribuito al numero 3 Papa, primo personale per lui ma già terzo di squadra per la formazione Forlivese sul 34 a 32, 8 e 24 dal termine del terzo quarto. Farouk Farioli non spreca niente, realizza anche questo e Reggio Emilia con questo 6 a 0 si riporta a meno 1, inizio di ripresa dai Tigers. Ora in attacco, gioco 2 con Michael Sacchettini e De Fabritis, lo scarico per Papa, finta la penetrazione di Papa, ah, grande Papa che sfrutta il suo immenso talento atletico, avete visto in quale maniera abbia bruciato la difesa di Reggio Emilia. Losi da tre, sbaglia, rimbalzo lui, è ancora di Papa, Follino attacco, Sacchettini triplicato, c'è il fallo su di lui, è un fallo speso bene. Due tiri liberi per Michael Sacchettini che nel primo tempo ha tirato con il 50%, terzo fallo, attenzione, terzo fallo di Losi, Sacchettini lunetta, va il primo, Folli che nel primo tempo ha tirato con un complessivo 12 su 31 contro il 10 su 29 di Reggio Emilia che ha tirato 2 su 2 nel frattempo di Sacchettini, quasi meglio da 3 punti, 6 su 16 contro il 4 su 13 da 2 punti. Ancora un fallo per Sacchettini, nel frattempo si trattava del decimo punto, fallo del numero 7 arancio nero Cicchetti, è il secondo personale per lui, è rimesso in gioco ovviamente per Reggio Emilia sul più 5 per la formazione di coach Di Lorenzo. Per continuare sulle cifre dei primi due quarti, leggera supremazia e rimbalzi per Forlì, 19 contro 16, ma seguiamo l'attacco della BMR, c'è la conclusione dalla lunetta di
di Germani contro una difesa molliccia dei Tigers. Non si può lasciare tanto spazio da quel punto a qualsiasi attaccante. Si chiama l'attacco dei Tigers, va da tre De Fabritis, solo retina per De Fabritis, nuovamente più 6 per Foley, che in pochi secondi ha realizzato la bellezza di 7 punti. La formazione di Coggi, Lorenzo ora in difesa, viene però punita dalla penetrazione di Bertolini. Sono più 4 ora per i Tigers in attacco. Battisti a dare i ritmi alla formazione di Coggi, Lorenzo, Pappa sul lato sinistro, Sacchettini, De Fabritis, ancora Battisti, De Fabritis, va alla penetrazione, c'è il fallo di Farouk, ha sfruttato il mismatch di velocità in suo favore De Fabritis, è andato a trovare così il primo fallo di Farouk Farioli, che era stato bruciato sul primo passo, sulla velocità, da De Fabritis. Rimesso in gioco in attacco per i Tigers, palla altissima per Sacchettini, Battisti, Pappa, difesa individuale di Reggio Emilia, la smanacciata di Bertolini, fallo intenzionale ora di Fabritis. Folì, esaurito il bonus, anzi antisportivo, secondo personale per De Fabritis. Bertolini in lunetta per 2 tiri liberi, realizza il primo riportando la sua formazione meno 3, poi Reggio Emilia avrà anche il possesso di palla. 2-2 per Bertolini, ed ora Germania a rimettere in gioco presumibilmente per Losi con la sua squadra sotto di 2 a 6-31 dal termine del terzo quarto. Si sta giocando su ritmi bassi, su ritmi blandi, anche il punteggio è basso. Ancora un tiro di Bertolini che viene dato da 3, Reggio Emilia nuovamente avanti, Reggio Emilia che è rientrata dal meno 7 della conclusione del secondo quarto, del riposo, dal rientro del riposo lungo. Quindi seguiamo l'attacco di Battisti, Cicchetti, Battisti in penetrazione, la palombella non va, recupera, riguadagna palla Reggio Emilia. Reggio Emilia che ha realizzato un 15-7 in questo secondo tempo, un parziale di 15-7 in questi 4 minuti e mezzo del secondo tempo in proprio favore. La difesa di Forlì, Losi da 3 e buca ancora la difesa con questa bomba Losi, e coach Di Lorenzo è costretto al time out di fronte a queste defiance della propria squadra, defiance complessive. Si perde palla, si gioca male in attacco, peggio ancora la difesa. 5-26 al termine del terzo quarto, Reggio Emilia avanti di 4-45, segna il tabellone qui al Villa Romiti, 41 per i Tigers. Forlì, Tigers che dovessero subire un'altra battuta d'arresto potrebbero compromettere il loro campionato, soprattutto in visione playoffs. Andiamo a vedere qualche cifra al termine del primo tempo. Per Forlì spicca il 2-2 da 3 punti di Agatensi, per Reggio Emilia il 2-4 da 2 di, da 3 scusate, di Legnini. Si riprende per i Tigers, sono in campo Battisti, Carpanzano, De Fabritis, poi Pappa e Sacchettini. Per Reggio Emilia Farioli, Losi, poi con il numero 15 Legnini, con il numero 18 Germani e chiudere il quintetto con il numero 7 Bertolini. Carpanzano si libera e riceve sui blocchi De Fabritis, ancora il blocco di Sacchettini, non riescono a fare il pick and roll i due. Battisti va al tiro da 2, fuori equilibrio e sbaglia,
Altra palla per Reggio Emilia. Ripeto, avanti di 4 punti qui al Villa Romiti. È chiaro che se si gioca su questi ritmi blandi, Reggio Emilia è favorita. Ora c'è il duello tra Germani e Sacchettini. Alla meglio Sacchettini. Reggio Emilia esaurisce il tempo utile per andare al tiro senza toccare il ferro. Finalmente la difesa dei Tigers a graffiare, a recuperare palla, mentre Di Lorenzo toglie Battisti e rimanda sul parquet con il numero 0 Riccardo Zani. Rialza il quintetto coach Giampaolo Di Lorenzo per i Tigers con la sua formazione sotto di 4, ma in attacco De Fabritis, finti il tiro. Sacchettini, Carpanzano, Losi, se ne va Carpanzano, lo scarico per Zani che va da 3, buca la retina, finalmente Riccardo Zani, meno 1 per Forlì. Losi, lo scarico, recupera palla, ma c'è l'infrazione di piede, dice l'arbitro, potresta Di Lorenzo, palla ancora per Reggio, quindi... Mentre Di Lorenzo ancora a dire qualcosa a uno dei due arbitri. Cambio per Reggio, scende Losi, autore in questo momento di una buona gara, al suo posto con il numero 5 Edoardo Verrigni. 15 secondi per chiudere l'azione per Reggio Emilia in attacco, mentre i due arbitri continuano a consultarsi, due arbitri che sono Matteo Bergamini e Nicolò Crudele, mentre Facchini, l'ex arbitro Facchini, al tavolo in veste di commissario. Riceve in attacco Bertolini, su di lui c'è De Fabritis, duello tra Farioli e Pappa, sbaglia la conclusione il giocatore di Reggio Emilia, recupera palla Forlì con Pappa, Carpanzano a dare i ritmi, Carpanzano, pick and roll, anzi no, pick and roll, niente pick and roll, a servire un ottimo assist per Sacchettini che poi sbaglia, buona la penetrazione di Carpanzano e lo scarico per Sacchettini che poi ha sbagliato una facile conclusione. Sacchettini che in questa partita non è apparso particolarmente concentrato. Ancora Papa a recuperare, avete visto in quale maniera questo pallone. Papa è un giocatore che ha un talento atletico incredibile. Pappa in penetrazione allo scarico, Carpanzano, palla per Michael Sacchettini, il fallo, canestro, buono il fallo, si riportano avanti i Tigers trovando una buona conclusione con Sacchettini, ultimamente beccato da Carpanzano, ha trovato anche il terzo fallo di Legnini. In questo frangente Sacchettini che realizza il canestro e ora va in lunetta per due punti, per un tiro libero, mentre ora è Eli Antonio a protestare nei confronti di uno dei due arbitri. Sermone da parte del pubblico nei confronti degli arbitri, mentre Michael Sacchettini realizza il tiro libero, chiude così il suo attacco con un'azione da 3 punti riportando i Tigers avanti 2-2, 47 Tigers, 45 BMR Reggio Emilia, 2.55 al termine del terzo quarto, il blocco di Farouk Farioli, Papa guardate come marca, Zani a marcare Vernini, va alla conclusione, sbaglia il rimbalzo di De Fabritis, lo scarico per Carpanzano. In penetrazione c'è il fallo, ottimo l'iniziativa di Carpanzano, c'è il fallo di Legnini, il quarto fallo per il giocatore della BMR Reggio Emilia, quarto fallo di Legnini a 2.34 dal termine del terzo quarto, a suo posto in campo con la canotta blu Motta, canotta blu numero 12, rimesso in gioco in attacco per i Tigers, Carpanzano a ricevere da Zani, Pappa, sempre difesa individuale,
ma Farouk precede al centro dell'area, all'altezza del baffo. Carpanzano va in penetrazione, la stoppata, e questa volta è la buona difesa di Reggio Emilia a riguadagnare palla. Segnalo a 2.34 dal termine del terzo quarto il quarto fallo di Legnini. Proseguiamo l'attacco di Reggio, difesa individuale di Folli, Carpanzano su Motta, c'è la fischiata degli arbitri, fallo attribuito, vediamo. Fallo attribuito a Zani, quindi fallo attribuito alla difesa, la qualcosa manda in lunetta con la canotta blu numero 18 Enrico Germani, realizza il primo tiro libero. Mentre nel frattempo si provvede a riassettare la rete, la retina del canestro fuorivese. 2-2 per il giocatore della BMR Reggio Emilia, Germani in lunetta. Perfetta parità a quota 47, a 2 minuti esatti dal termine del terzo quarto, con i Tigers in attacco. Carpanzano a gestire questo pallone, Zani a ricevere dopo essersi liberato sul blocco di Papa. De Fabritis, Sacchettini altissimo e dura la difesa di Reggio Emilia. Carpanzano sbaglia, ancora palla guadagnata dalla difesa di Reggio, e nelle ultime due azioni l'attacco di Forlì è andato, ha girato praticamente a vuoto. Sta funzionando la difesa di Eli Antonio, ma i giocatori di coach Di Lorenzo dimostrano di non avere la necessaria lucidità in fase offensiva. Papa a prendere questo fallo su Motta, brutto fallo, cioè non brutto fallo, un fallo speso male da Papa, un'ingenuità. Ecco, Papa è un giocatore che, come dicevo poc'anzi, ha delle doti atletiche, è un talento atletico incredibile, poi ha queste ingenuità. Dovesse cominciare a giocare con più discernimento, con più raziocinio, e beh, questo in campo con la canotta arancio numero 3 sarebbe un gran bel giocatore. Nel frattempo Reggio con questo 2-2 dalla lunetta si riporta a più 2, 49 BMR Reggio Emilia, 47 Tigers Forlì, 1.15 dal termine del terzo quarto. Carpanzano, confusione ancora in attacco, c'è il taglio di De Fabritis, l'assist di Carpanzano e Forlì ritrova nuovamente la parità ad 1 minuto esatto dal termine del terzo quarto. Una buona difesa ora, è richiesta la formazione di coach Di Lorenzo anche dal pubblico. Vediamo l'attacco di Reggio Emilia, fallo di Zani, si è fatto bruciare sul primo passo Riccardo Zani da Fontanili, no scusate, da Verrigni. Altri due comodi tiri liberi per Verrini, che così può riportare avanti la propria squadra allo scadere del terzo quarto. Non va il primo, 44 secondi e 3 decimi al termine del terzo quarto. Verrini ancora in lunetta sul 49 pari per il secondo tiro libero, ma il secondo più uno per Reggio. Riparte Carpanzano per i Tigers, Papa, su di lui c'è Germani, palla per De Fabritis, esce Motta, lo scarico per Zani, Carpanzano, il blocco di Sacchettini, la palla dentro non va, ancora un'ottima difesa di Reggio a 20 secondi dal termine del terzo quarto. Avanti di uno Reggio può giocare la palla lunga, giustamente. Difesa individuale per Forlì, tiro da tre, no, infrazione, fallo in attacco a Farioli, e per Farouk è il secondo personale a 6 secondi e 5 decimi dal termine del terzo quarto. Con Reggio
avanti di uno, c'è la possibilità quindi di un tiro per Forlì. Carpanzano andrà presumibilmente quest'ultimo tiro, la penetrazione Carpanzano, la stoppata di Farucchi ha pulito, avete visto in quale maniera perentoria il tabellone, termina così il terzo quarto sul 50 Reggio Emilia 49 Tigers Forlì. Eccoci qua pronti a commentare il quarto e decisivo quarto di questo Tigers Forlì BMR Reggio Emilia, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West, girone B. Forlì si presenta in campo con Carpanzano, De Fabritis, Zani, Papa e Sacchettini. Per Reggio Emilia vediamo Farioli, poi con il numero 7 Bertolini, con il numero 12 Motta, con il numero 5 Verrini e con il numero 18 Germani. È proprio Germani a rimettere in gioco il primo pallone in questo ultimo quarto per la formazione di Reggio Emilia, avanti di uno. Motta, ancora Motta, dopo lo scambio, va in penetrazione, lo scarico, la stoppata ancora di Papa. Forse c'era anche un fallo, comunque andiamo avanti. Sacchettini, De Fabritis, Papa, il blocco di Papa, la penetrazione, lo scarico, Carpanzano da tre, sbaglia, è un mattone. Solo rimesso in gioco per Reggio Emilia, ha avuto un attimo di esitazione dopo quest'ultima azione. Ancora qualcosa da dire Bertolini all'arbitro, a uno dei due arbitri. Ripeto, Reggio Emilia riguadagna questo pallone ancora in difesa, difesa che in queste ultime battute è apparsa molto enigmatica per l'attacco di Forlì. Avete visto come attacchi a Reggio Emilia, ci sono penetrazioni, poi gli scarichi dal centro, Farioli da tre a punire, ancora la difesa dei Tigers, 53 BMR Reggio Emilia, 49 Tigers, 8.55 al termine. Sacchettini a ricevere altissimo, De Fabritis, Papa, ancora Papa, raddoppio, vedete quanta fatica faccia Forlì a giocare questo attacco, e c'è il fallo su Sacchettini, fallo speso da Germani, secondo fallo per lui. Due tiri liberi per Michael Sacchettini. Ancora un cambio per la formazione di coach di Lorenzo, che toglie Carpanzano e rimanda sui legni Matteo Battisti, mentre Michael Sacchettini va in lunetta per due tiri liberi. Sacchettini che sino a questo momento ha avuto un 5 su 6 dalla linea della carità, 4 su 9 da 2 punti, 0 su 1 da 3, queste le cifre nel primo tempo di Marco Sacchettini, che nel frattempo realizza il primo tiro libero, una palla recuperata, due palle perse, un assist per Sacchettini e solamente un rimbalzo, 2 su 2 nel frattempo per Michael Sacchettini. 53 BMR Reggio Emilia, 51 Tigers Forlì, 8.30 al termine, BMR Reggio Emilia in attacco. Ancora un rigore sbagliato da Bertolini, ripartono i Tigers, Papa, De Fabritis, Zani, Battisti, il blocco di Sacchettini, palla dentro per Papa, il raddoppio, rimesso in gioco quando mancano solo 7 secondi per i Tigers, 7 secondi dicevo per chiudere l'azione. Nel frattempo Di Lorenzo toglie Sacchettini, rimanda sul parquet il capitano con la maglia arancia numero 22, Eli Antonio ributta nella mischia con il numero 15 Legnini, gravato di 4 falli, e toglie Farouk Farioli. 4 falli per Legnini, quindi lì bisogna giocare uno contro uno tutta la vita su Legnini. Battisti va da 3, prendi il palo, guardate Papa,
Abbiamo l'attacco di Reggio, conclusione da tre, non va, palla lunga che finisce nelle mani di Motta, ancora Reggio in attacco, possibilità di secondo tiro per la formazione di Cocci e di Antonio, la penetrazione dal centro e canestro incredibile di Verrini, difesa dei Tigers tagliato come il burro. Papa, Zani, ben più grintosa e concentrata la difesa di Cocci e di Antonio, palla dentro per Papa, canestro buono e fallo, e si arrabbia di Antonio. Tiro libero aggiuntivo per Papa dopo questo canestro realizzato, dopo il terzo fallo di Verrini, e così, no, solo due falli. Papa nel frattempo realizza, riportando la sua squadra meno uno a 7.26 dal termine. Gioca su ritmi bassi. Papa esce su Legnini. Lo scarico per Motta. Poi c'è ancora l'attacco di Germani che va all'uno contro uno. Inversione di passi non fischiata, grande come una casa, incredibile possibilità di secondo tiro per Reggio Emilia, ancora passi, si sono scontrati, caos in campo ora per Reggio Emilia, questo è buono per i Tigers. C'era un passo gigantesco però non fischiato, giustamente protesta, insorge direi qui il pubblico del Villa Romit. Ma ci stanno queste sviste degli arbitri, ci stanno, inutile, sono in campo anche loro, stanno giocando la partita anche loro. Vediamo un'altra fischiata, fallo ancora la difesa, fallo numero 12 Motta, no Dias, viene attribuito a Dias, numero 11 Dias, terzo fallo di squadra per i Tigers, rimessa in attacco dal lato lungo, Agatensi va l'uno contro uno, chiuso sulla linea di fondo, calpesta la linea, ingenuità questa volta del capitano, è andato dal lato sbagliato ed è stato inevitabilmente punito dalla difesa di Reggio Emilia. Verrini a pompare la palla, Motta, poi ancora l'attacco di Bertolini, su di lui c'è Battisti, Bertolini trova un canestro incredibile. Nuovamente più tre per Reggio, ora in difesa, Papa, Zani, De Fabritis, De Fabritis va da tre, brucia la retina, Antonio De Fabritis, sino a questo momento il più positivo assieme a Papa dei giocatori della formazione di Cocci di Lorenzo, perfetta parità, quota 57, 5.54 al termine, sfondo in attacco, l'ingenuità di Bertolini su Matteo Battisti che è stato bravo a prendere questo fallo, scende Zani per la formazione di Lorenzo, non può fare il cambio. Vediamo, sì, scende Zani, rientra Cicchetti con la canotta arancio-nera numero 7, è pronto ad entrare anche Losi per Reggio Emilia, scende infatti Bertolini con la canotta blu numero 7, senso Bertolini, è salito con il numero 20 Jordan Losi. Attacco di Forlì con la gara in perfetta parità a 5.46 dal termine della partita. De Fabritis, Battisti, attacco molto lento, palla molto statica, non muovono la palla in attacco i ragazzi di Lorenzo. Papa va da tre, sbaglia, brutta scelta questa di Francesco Papa. Losi da tre, incredibile Losi, nonostante è un 80, quindi 38 anni quasi, Losi d'altronde ha una caratura tecnica fuori categoria, la fa valere tutto, se poi lo lasci libero è come una sentenza per la formazione di Cocci Lorenzo. Fallo alla difesa, fallo di Motta, De Fabritis trova due buoni tiri liberi
per la propria formazione in un momento in cui l'attacco ancora dei Tigers è andato in panne. Secondo fallo di Motta, De Fabritis in lunetta per due personali. Vi ricordo che la formazione di Eli Antonio ha due giocatori gravati di quattro falli, sono il numero 20, scusate, il numero 15 Legnini ed il numero 5 Verrini, mentre De Fabritis realizza il primo personale. Due su due per Antonio De Fabritis, meno uno per i Tigers, 5 minuti esatti ora al termine della partita con la regia d'attacco, Vernini a prendere velocità. Ancora un fallo, vediamo, fischiato la difesa. Fallo di Cicchetti, per fuorire il primo fallo in questo terzo quarto. Quindi semplice rimessa in gioco in fase d'attacco per la BMR. Ancora Vernini a dettare i ritmi per la propria formazione, battiti su di lui, lo scarico su Losi, solito passaggio dietro la schiena, uno contro uno di Germani, buono il body check di Agatensi, fuori recupera palla. Cicchetti trova la penetrazione, scarico per Battisti che ora deve ricominciare l'azione quando mancano 8 secondi, va in penetrazione, lo scarico per Pappa, Battisti da 3, brucia la retina, si riporta avanti di 2 Forlì. Battisti questa volta ha realizzato un canestro pesante, 4-0-8 al termine, Forlì avanti di 2, la regina attacco, ancora Losi da 3, non va alla sua conclusione, il tap out di Papa, il controllo di Battisti, corrono i Tigers, chiude bene però la difesa di Reggio Emilia. Calma ragazzi, giochiamo queste palle con lucidità. Battisti, Cicchetti, De Fabritis, c'è il blocco di Cicchetti, lo prende De Fabritis, recupera palla la difesa di Reggio e va a trovare un facile canestro con rimorchio di Legnini, la BMR. Parità, quota 62, 3.40 al termine quando c'è questo time out qui al Villa Romiti per la quinta giornata di ritorno del campionato di basket di Serie B Old Wild West, girone B. Forlì sta lottando per rimanere in zona playoffs, Reggio Emilia sta lottando per risalire dalla zona playout. Quasi un test a coda, ma Forlì con due situazioni completamente diverse. Forlì viene da 3 sconfitte consecutive, Reggio Emilia da 2 vittorie nelle ultime 3 partite. L'ultima partita è stata persa solo ai supplementari contro Desio. Gara con punteggio molto basso, ritmi lenti e questo può solo favorire la più esperta formazione reggiana. L'esperienza di Farioli, Legnini e Losi non è acqua fresca e infatti Eli Antonio alla prima occasione utile, vale a dire adesso, toglie Legnini gravato di 4 falli e rimanda in campo Farouk Farioli. Reggio in campo per gli ultimi 3 minuti e 40 secondi con Losi, poi con il numero 5 Verrini, Farouk Farioli con il numero 18 Germani e con il numero 12 Cudi del quintetto c'è Motta per Forlì, è rientrato Sacchettini al posto di Pappa, chiude il quintetto, ci sono De Fabritis, Agatensi che ora riceve, Cicchetti e Matteo Battisti. Sacchettini a ricevere dal lato sinistro. Battisti trova la penetrazione, forse c'è il fallo, gli viene fischiato, fallo di Losi, attenzione, quarto fallo anche per Losi. Ho visto bene. Comunque Battisti trova 2 buoni tiri liberi, ripeto sul punteggio inchiodato sul 62 pari, 6-2-6-2, a 3.24 dal termine. Questa è una gara che può essere di capitale importanza per entrambe le squadre. Non siamo ancora all'ultima sponda, all'ultima spiaggia, ma ci siamo vicini. Sende Cicchetti per i Tigers, risale sul parquet con la maglia, con la canotta arancio-nera numero 5
Gianluca Carpanzano. Nel frattempo Matteo Battisti in lunetta per due tiri liberi pesantissimi. Va il primo. Più uno per i Tigers. Due su due per Matteo Battisti, più due per i Tigers, 3-20 al termine. È la difesa di Forlì che deve incominciare a ruggire, a graffiare, ad essere molto più incisiva. Attenzione a Losi, l'ha postato oltre la linea dei tre punti. C'è un buon canestro di Germani, trovato molto bene in angolo destro. 64 pari. Battisti in attacco per i Tigers, Carpanzano, De Fabritis, ancora De Fabritis dopo lo scambio con Carpanzano, Battisti, il blocco di Sacchettini, lo scarico, il raddoppio su Sacchettini che perde la maniglia, frazione di passi, c'è rabbia Sacchettini, voleva un fallo e non aveva tutti i torti, ovviamente a suo favore. La difesa di Reggio Emilio appare vaccinata su Sacchettini, scattano prontamente i raddoppi sul lungo in maglia arancio-nera, l'attacco di Reggio Emilia, lo scarico per Farouk, palla dentro per Germani, trova bene la linea di fondo, se ne fa saltare Sacchettini, poi lo gela con questo sottomano, più due per Reggio a 2 minuti e 13 dal termine. Sarà importante per Forlì non fallire questo attacco. De Fabritis riceve da tre. Non va. Ci sono i tiri liberi. Proteste lì Antonio. Avete visto tutti cosa è successo? Io non commento. Prendo nota. È pronto ad entrare per la formazione di Cos di Lorenzo con il numero 3. Papa. Vediamo chi scenderà. Nel frattempo De Fabritis va in lunetta per tre tiri liberi e se Agatense rientra Papa. Reggio Emilia ha tre giocatori gravati di 4 falli, uno è Losi che è in campo con il numero 20. Nel frattempo De Fabritis realizza il primo personale, il secondo è Legnini che non vedo e il terzo è Verrini con il numero 5 che è in campo. Qui bisogna giocare sempre l'uno contro uno e non mi stancherò mai di ripeterlo contro questi due giocatori. Sono gravati di 4 falli quindi non possono difendere sino alla fine. Perfetta parità nel frattempo a quota 66 con De Fabritis che ha il terzo tiro libero, quello del sorpasso a 2.05 dal termine. Uno per i Tigers, gara ancora qui intensissima qui al Villa Romiti. Battisti sbaglia l'anticipo, la penetrazione, lo scarico per Farioli che va da tre, sbaglia, nessuno va a rimbalzo e c'è il fallo di Carpanzano che ha evitato, questo è un buon fallo speso bene, che ha evitato un facile canestro per Reggio Emilia. Forlì al secondo fallo, quindi può pendere ancora fallo. Attenzione però il quarto fallo per Carpanzano. Può spendere, dicevo, fallo ancora la difesa di Forlì senza mandare i giocatori di Reggio Emilia in lunetta. Proseguiamo l'attacco della BMR. Motta va da tre, sbaglia, un rimbalzo di Forlì che è avanti di uno, 1 minuto e 30 al termine. Sacchettini, palla che scotta, guardate De Fabritis, Battisti, Papa, 6 secondi, Carpanzano, penetrazione di Carpanzano, sbaglia, forse c'era anche un fallo, ancora più uno Forlì, 1 minuto e 02 al termine, l'attacco di Reggio Emilia, Forlì. Tigers hanno fallito anche questo attacco nel frattempo. Verrini, ce ne va da Battisti, lo scarico, prende la penetrazione dal centro e trova un gran canestro Germani, più uno per Reggio Emilia, 46 secondi al termine, arrivo in volata, gara palpitante, Forlì ha sballato l'ultimo attacco. Carpanzano,
De Fabritis da tre, sbaglia, e questo è un brutto errore. Fallo di Sacchettini che giustamente ferma l'attacco di Reggio Emilia. Ripeto la situazione, 30 secondi e 5 al termine, Reggio Emilia è avanti di 1, 68 Reggio, 67 Tigers, con Reggio Emilia che ha però il possesso di palla, deve rimettere in gioco, c'è il time out chiesto da Reggio, dalla BMR, qui alla Villa Romiti. Ripeto, Reggio Emilia avanti di 1, in questa gara caratterizzata da un bassissimo punteggio, ma la gara è stata giocata ai ritmi che voleva Reggio Emilia, che ha più esperienza, ha giocatori più di esperienza. Ripeto, c'è in campo con il numero 20 Jordan Logi, quasi 38 anni, e Jordan Logi, avete visto come abbia perforato da tre la difesa dei Tigers. Ripeto, 68-67 a 30 secondi e 5 decimi dal termine della partita, con Reggio Emilia che ha la palla in mano. Forlì termina la partita con Carpanzano, Papp, Sacchettini, De Fabritis più Battisti. Per Reggio ci sono con il numero 5 Vernini, poi Farucchi e poi con il numero 18 Germani, Losi con il numero 20 e vediamo quell'altro giocatore chi è, con il numero 12 Motta. L'attacco di Reggio, Germani altissimo, Losi, attenzione, il pericolo pubblico numero 1, gioca col tempo Losi, parte ora Losi, c'è il blocco di Farucci, si libera Losi, lo scarico, la penetrazione, ancora un gran canestro di Germani, più 3 per Reggio, 5 secondi e 8 decimi, e questo canestro di Germani mette una seria ipoteca sul successo per Reggio Emilia qui al Villa Romiti. Solo 5 secondi e 8 decimi per sperare nel supplementare per i Tigers, e questa sarebbe una brutta botta per la formazione di Cos di Lorenzo. Ovviamente atmosfera completamente opposta dall'altra parte, con Reggio Emilia che proseguirebbe così la sua risalita. Ancora una gara palpitante qui al Villa Romiti di Forlì, in questo campionato di Serie B, in questo girone B della Serie B. Vedremo per i Tigers chi si prenderà la responsabilità dell'ultimo tiro. Ripeto, i Tigers sono sotto di 3 punti, mancano 5 secondi e 8 decimi al termine della partita. Carpanzano l'ha rimessa in gioco. De Fabritis, sono 3 tiri liberi, 3 secondi e 2 decimi al termine. De Fabritis in lunetta per 3 tiri liberi. Ingenuità questa volta della difesa di Reggio, che poteva tranquillamente lasciare tirare De Fabritis, aveva troppa pressione addosso. Non che ne abbia tanto meno adesso, comunque. Vediamo De Fabritis in lunetta. Sbaglia il primo, e questo errore mette un'ipoteca sulla sconfitta dei Tigers. Ancora discussioni, ancora De Fabritis, realizza il secondo. Meno 2 per Forlì, ripeto, 3 secondi e 2 decimi al termine, e ora dovrebbe sbagliare intenzionalmente il tiro libero e Forlì guadagnare il rimbalzo. Lo sbaglia, il rimbalzo è di Papa, tap out, Battisti, realizza, canestro buono, mamma mia che partita, mamma mia, Villa Romiti, gelati i giocatori di Reggio Emilia, che canestro di Battisti, che partita, ma il basket è bello anche per questo, mamma mia!
secondo fiato, se permettete. Gara incredibile sino a questo momento. Ingenuità della difesa di Reggio e Battisti sulla sirena dopo aver in qualche maniera essersi impossessato della palla realizza il canestro della parità dopo che De Fabritis a 3 secondi e 2 decimi dal termine aveva sbagliato il primo tiro libero dei 3 tiri liberi che aveva a disposizione per poter impattare la partita. I Tigers sono venuti fuori praticamente dalla fogna, passatemi il termine, in questo finale di partita. Mamma mia, prendo un attimo di respiro. Riprendiamo qui dal Villa Rometti per l'overtime sul 70 pari. Fuori in campo con Carpanzano, Sacchettini, De Fabritis, Papa, vediamo chi sarà il quinto, ovviamente Battisti, per Reggio Emilia Losi, Vernini, Farioli, Germani. E con il numero 12 Motta chiude il quintetto per Eli Antonio, per la formazione di Eli Antonio. Si accende un attimo il tifo qui al Villa Rometti per i Tigers. Prima palla in questo overtime per la formazione di coach Giampaolo Di Lorenzo, che hanno riacciuffato questa partita letteralmente non so da dove. Fabritis. 9 secondi, il blocco di Sacchettini, Fabritis va da 3, brucia la retina, mamma mia, De Fabritis, più 3 per Forlì, più 3 per i Tigers, l'attacco di Losi, il blocco di Germani, lo scarico, Farioli da 3, palo, il rimbalzo è di Carpanzano, Battisti. A pompare questa palla importantissima. Fabritis a ricevere dopo essersi liberato sul blocco di Papa. Carpanzano altissimo, lo scarico per Sacchettini. Battisti, Carpanzano, Battisti. Va al tiro, il canestro sputa fuori il pallone di Battisti. Ancora più 3 solo per Forlì. Vernini per Reggio. Marcato da De Fabritis, Carpanzano su Losi, 4 falli di Carpanzano, attenzione lo scarico, gira bene in attacco la palla Reggio, 5 secondi, 3, sfondo in attacco di Germani, grande difesa in questo frangente di Forlì. Finalmente una difesa degna di nota e subito abbiamo raccolto i frutti. 73 Tigers, 70 e la Queen, no, e Vernini che esce, entrato, vediamo chi, mi sembra Bertolini, ma in questa situazione è facile prendere a bagli, no, Legnini, è entrato Legnini, Forlì più 3 a 3,27 dal termine in questo overtime, Papa, Carpanzano, ancora Carpanzano, slalom, e c'è il fallo della difesa, fallo di Farioli che si bacca con un tecnico, Farioli ha avuto un attimo un gesto di stizza, secondo me il tecnico non so doveva beccare Farioli ma qualcun altro, non ha tutte le ragioni a protestare in questo frangente. Farioli, forse il tecnico andava dato alla panchina, un altro tecnico,
quinto fallo, no, fallo, tecnico a Losi, che evidentemente ha protestato, quinto fallo di Losi, che dà la mano all'arbitro in maniera polemica. Continua ancora Eli Antonio, altro tecnico, e forse Eli Antonio doveva essere sanzionato di un tecnico molto prima, si erano secondo me evitati anche questi ultimi falli a danno della BMR Reggio Emilia. Siamo 3-14 dal termine, Forlì avanti di 3, 3 tecnici e 2 tiri liberi, se ho capito bene la situazione in campo. Vediamo lo svilupparsi. Comunque, Losi, quinto fallo, e se n'è andato, e lì c'è un tecnico. Tecnico alla panchina, Carpanzano, poi c'era un tecnico anche a Farouk Farioli dopo il fallo, il meno colpevole di tutti. Carpanzano nel frattempo realizza il primo tiro libero, ora sarà importante sfruttare i tiri liberi. Più Gianluca Carpanzano, 2-2, più 5 per Forlì, ancora in lunetta Gianluca Carpanzano, fino a questo momento il più positivo dei giocatori a disposizione di coach Di Lorenzo. 3-3 di Carpanzano. Poi Forlì avrà ancora il possesso della palla. Sbaglio il quarto. Ci sono ancora 2 tiri liberi per Carpanzano. Sbaglia anche questo, e queste sono palle che non si possono, sono canestri che non si possono gettare al vento. E Forlì rimette in gioco sul più 6 a 3-12 dal termine. Capitalizzare anche questo. Carpanzano. Palla alta, Papa. E sfondi in attacco di Sacchettini, che non deve protestare assolutamente, la situazione è già abbastanza tesa. Hai 6 punti di vantaggio, 3-0-1. Quarto fallo per Sacchettini. Palla riguadagnata da Reggio Emilia. Forlì ha capitalizzato poco, solo 3 punti quando aveva la possibilità di fare 8-9 punti. Vediamo l'attacco di Reggio. Vernini, lo scarico per Farioli, Sacchettini su di lui, palla dentro, ancora lo scarico in angolo, brucia la retina, Motta, meno 3, solo più 3 per i Tigers, 2-33 al termine. E adesso sarà importante per la formazione di Cordi Lorenzo trovare un canestro. Battisti, Papa, finta il tiro, tabella, canestro per Papa, canestro pesantissimo, più 5 per i Tigers, 2 minuti e 12 al termine. L'attacco di Reggio, il blocco di Farioli, Farioli finta, scarica, Vernini, palla per Germani, palla alta per Legnini che va da 3, il canestro lo beffa, controlla Battisti. Mamma mia che partita, più 5 per Forlì, 1.47 al termine. Sacchettini, Papa, Farioli a 4 falli, come li ha Sacchettini. Battisti cerca la penetrazione dal centro, un buon canestro ancora per Matteo Battisti. Finalmente Forlì sta trovando il canestro con una certa continuità e si porta più 7 a 1.28 dal termine. La penetrazione di Legnini, lo scarico, chiude bene Papa sull'attaccante della BMR, non fare fallo, fallo di Papa, un'altra ingenuità, ancora di Papa, e in lunetta, visto che i Tigers hanno esaurito il bonus, ci va Germani con la sua squadra sotto di 7 a 1.15 dal termine. Sbaglia il primo tiro libero Germani, che è andato in lunetto dopo il terzo fallo di Papa. Sbaglia anche il secondo,
e questo è un bel regalo per i Tigers, che però non devono sprecare. Ora un'azione lunga, un buon tiro. Ricordo che Farouk Farioli è in campo con 4 falli, Carpanzano, Battisti, il blocco di Sacchettini, ancora Battisti, Pappa va da 3, palo, e la rimessa in gioco è per i Tigers, c'è stata una deviazione. Nessuno protesta. 55 secondi e 2 decimi, Tigers a più 7, è in attacco col possesso di palla. Battisti, azione lunga, azione lunga, giochiamo col tempo. Pappa, palla dentro per Sacchettini, non deve palleggiare e lui lo fa, poi si libera, va a schiacciare, mette il punto esclamativo a questa partita Michael Sacchettini. I Tigers guadagnano 2 punti importantissimi, ora sono a più 9 a 30 secondi dal termine, ma Reggio Emilia ha sprecato tanto. Fallo di Battisti, ormai non conta più niente. Dicevo di Forlì, che ha guadagnato 2 punti importantissimi che danno respiro alla formazione di coach di Lorenzo in prospettiva play-offs. Nel frattempo dalla linea del tiro libero realizza il canestro del meno 8 Motta, poi sbaglia appositamente il terzo, la rimessa in gioco è per Forlì. È da lato evidentemente, ancora un cambio per doppio triplo cambio, ormai Reggio l'ha dato, ce l'ha dato su. Salgono Legnini, Caiti. E Fontanili. Esce tra gli applausi Michael Sacchettini. Entra in campo Gabriele Rossi, 18enne virgulto di casa Tigers, che ripeto, ormai hanno ipotecato questa partita, valida per il quinto turno di ritorno della Serie B, girone B, Old Wild West, campionato interessantissimo. Finita più 8 per Forlì, anche Reggio Emilia tra gli applausi del pubblico dimostra di accettare sportivamente questa sconfitta che brucia tantissimo per la formazione di coach Eli Antonio. Termina qui la partita sull'82 Tigers 74 Reggio Emilia. Da Fulvio Castellucci il più cordiale buonasera.